Bene, ora che abbiamo visto come fare una pagina e come abbiamo fatto la rilegatura, facciamo la copertina. E abbiamo bisogno di due pezzi, che 24x25, tre pezzi di cui uno 25x6,50, uno per 25x7 e uno 25x8. E ora li andiamo ad assemblare. Abbiamo bisogno di un pennello e della colla. Io uso la colla per risparmiare tempo, però potete metterci anche il biadesivo. Ecco qua, ora vi faccio vedere come posizionare i nostri cartoni alla base. Io mi farò un segno per avere tutti i lati uguali, cioè tutti la stessa distanza, in modo che quando lo piego viene anche comunque un bel lavoro. Mi lascio circa 2 centimetri, posiziono il mio cartone, gli darò la colla e così in tutti i pezzi. E vi farò vedere a lavoro ultimato come è venuto. Ecco qua, come vedete ho attaccato il nostro cartone alla base e ho lasciato per ogni lato la stessa distanza. Vedete? Poi ho lasciato, da un pezzo all'altro, ho lasciato un po' di spazio e questo serve per facilitare la piega. Vedete, li ho lasciati in tutti. Bene, ricapitoliamo. Questo è il pezzo 25x8. Questo qua invece è 25x7. Mi raccomando perché deve venire leggermente più largo il pezzo qui, quando va piegato deve essere in questa posizione. Ora tagliamo un pezzettino di angolo e facciamo le pieghe. Io per facilitare, per fare anche queste tutte la stessa piega, gli faccio un segno, ma voi potete comunque farlo a occhio. Io adesso ve lo faccio vedere, poi vedete voi come vi trovate meglio. Mi raccomando, non tagliate proprio vicino vicino, lasciate un pezzettino piccolino tra il cartone e la nostra base. E tagliamo. Ecco fatto, io li ho segnati tutti, prendo le forbici e mi taglio il pezzetto in tutti i quattro lati. Ecco qua, ora gli do una piega prima di mettere la colla. Vedete? E faccio così per tutti i lati. Prendo la colla. Io uso questa colla bianca vinilica e la do prima nel lato lungo, sopra e sotto, e poi lo do nei lati corti. Prendo il mio pennello e lo distribuisco bene su tutta la base. Una volta stesa la colla, lo piego. Ecco qua. Ora piego. Qui mi si è rotto, ma tanto non si vedrà perché viene coperto. E faccio così anche sotto. Cerco di attaccarlo bene. Non deve esserci nessuna piega, perché altrimenti si vedrebbe poi dopo quando mettiamo il pezzo sopra. E
faccio così anche nei lati. Vedete? Vedete come viene lo spazio che abbiamo lasciato? Serve proprio per quello. Ora faccio anche questi due lati. Ora che abbiamo finito di montare il nostro cartoncino e di ricoprire la base, marco un po' qui le pieghe in modo da facilitare la chiusura. Vedete? Uguale da questa parte. Se avete una pieghetta potete marcarla anche con quella. Ecco qua, ecco qui. E questo dovrebbe essere, non dovrebbe essere, questa è la copertina, verrà chiusa così. E adesso dovremo andare a mettere il pezzo sempre di cartoncino per chiudere il cartone che è rimasto visibile, diciamo, il dentro, che poi dopo verranno messe anche le pagine. Ora, per farvi vedere, ecco, diciamo che ci serve un cartoncino lungo per tutta la nostra base e che copra in questo modo. Poi vi faccio vedere al lavoro ultimato. Eccomi qua con la copertina già preparata, finita. Ora andiamo a mettere le pagine e la rilegatura e vi faccio vedere come. Ecco qua il pezzo che abbiamo preparato prima. Dietro ho messo del biadesivo largo perché questa misura, e l'ho messo dappertutto perché voglio che tenga bene salde le pagine. E queste sono le pagine. Qui ho messo l'adesivo per chiudere, vedete? E in fondo da una parte solo, mi raccomando, perché sopra deve venire la taschina. Vedete? Qui. E le attacchiamo alla nostra... io ho preferito mettere il biadesivo nella pagina, però io in alcuni casi ho visto che la mettono anche qua. In queste, vedete? Poi io ho tagliato un pezzettino, adesso vi faccio vedere come. Questo serve per inserire bene le pagine, perché stiano bene, che non si veda il grosso, diciamo. Prendo la mia pagina e stacco il biadesivo. Uno, due e tre. Io vi faccio vedere il mio modo di attaccare le pagine, poi voi come vi trovate meglio fate. Io prendo, mi sposto un attimo, prendo la mia pagina, la posiziono in modo che venga uguale in tutte le parti e attacco la prima. E poi chiudo l'altra parte e in fondo verrà attaccata perché avevamo messo il biadesivo. E questa è la pagina, vedete? La tasca qui e la tasca qui. Adesso io farò tutte le altre e poi vi faccio vedere a lavoro finito. Ecco qua tutte le nostre pagine attaccate alla rilegatura che abbiamo fatto, vedete? Vedete? Ora dobbiamo attaccarlo alla nostra copertina, quindi io taglierò un pezzettino in modo da fare un po' obliquo anche questo, così quando verrà ricoperto non si vede il pezzo che esce fuori.
Ora togliamo il nostro adesivo e lo attacchiamo alla nostra copertina. Mi raccomando, guardate bene il verso. Ora tolgo, piano piano, tolgo tutti gli adesivi. Si fa un po' di fatica, ecco qua, uno. Ora li tolgo tutti, poi vi faccio vedere. Ecco fatto, ora prendo la mia copertina, come ho detto guardate bene il verso e attacchiamo le pagine alla base, stando attente di andare nel mezzo e tenetevi come riferimento la piega vicino alle pagine che vi ho fatto vedere, quella di mezzo centimetro sia da una parte che dall'altra, e attacco bene. Vedete? Ora tolgo il pezzo, vedete, questo è la copertina con le pagine. Ora finisco di attaccare, tolgo questo e poi facciamo tutti gli abbellimenti. Metterò qui sopra anche altra carta per non far vedere questa giunta qua. Ecco fatto. Ora mi prendo il pezzo di carta che avevamo tagliato precedentemente e verrà attaccato in questa posizione qua, e da quest'altra parte idem verrà attaccato questo, in modo che viene tutto ben rifinito. Ok, ora attacco e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qua l'album finito, quasi finito, vi farò vedere quando ho messo tutti gli abbellimenti. Spero di essere stata chiara in questo video, ma ho tagliato dei pezzi per farlo più corto possibile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.